Che sono partita senza dubbio a raccontare quelle che sono le criticità del bilancio, quello che è stato fatto negli esercizi precedenti e soprattutto l'anno precedente con la chiusura, quindi con i dati della chiusura del rendiconto, e poi sono andata ad analizzare quelle che sono le azioni positive che ha messo in campo questa amministrazione. In particolare c'è stata una riduzione evidente di quelli che sono i finanziamenti, quindi si è lavorato proprio per razionalizzare il sistema di capitali, di utilizzo dei capitali. E abbiamo anche raccontato che cos'è, nuovamente lo abbiamo raccontato perché ovviamente il Consiglio Comunale, soprattutto l'opposizione, ci colpisce sempre molto su questo aspetto, quello che è il fondo immobiliare. Abbiamo detto che c'è un accenno di ripresa anche dei mercati immobiliari e questo inevitabilmente porterà un vantaggio per il Comune di Civitavecchia. Abbiamo detto che Civitavecchia è stata inserita nella rete TEN-T, che è sicuramente un grande risultato perché significa essere inseriti all'interno dei poli infrastrutturali più importanti non solo d'Italia ma di Europa. E quindi questo senza dubbio si ripercuoterà positivamente anche sui bilanci futuri. Abbiamo parlato del PNRR e ancora se ne sta parlando perché sono previsti progetti per quanto riguarda tutte le aree, escluso il sociale, per cui per l'area per la quale ci sono dei progetti a parte, però ci sono una serie di progetti che soprattutto riguardano le infrastrutture che cubano 260 milioni di euro. Quindi abbiamo numeri importanti. Tantissimi, abbiamo anche detto che lavoreremo, come abbiamo lavorato anche nel 2021, per ridurre il disavanzo. Noi abbiamo un disavanzo, lo sappiamo, insomma, dal 2015, purtroppo a causa del riaccertamento straordinario, dobbiamo rientrare di oltre 1 milione d'euro all'anno. L'anno scorso abbiamo avuto comunque un risultato di amministrazione positivo con 590 mila euro in meno rispetto all'anno precedente. Quindi se questo dovesse essere il trend, noi riteniamo che possa essere il trend anche per il futuro, sicuramente accorceremo anche gli anni in cui dovremo rientrare di questo disavanzo e quindi era prevista la fine, il termine per il 2043 e invece ad oggi siamo al 2038, quindi si possono avere ancora risultati positivi sicuramente su questo bilancio e anche sui bilanci futuri. Abbiamo 3 anni di fronte per amministrare questa città e speriamo che tutti i progetti che abbiamo messo in campo, speriamo di vederli nascere e anche crescere. Assessore, non sono mancate le critiche, il Movimento 5 Stelle in particolare ha parlato del fatto che è un bilancio in qualche modo che ha risentito dei soldi che sono arrivati per quanto riguarda l'emergenza Covid e per quanto riguarda invece il Partito Democratico la critica maggiore è che tutto ciò, i progetti in particolare del PNRR, possano rimanere nel cosiddetto libro dei sogni. In particolare sulle dichiarazioni appunto della Lucernoni relativamente a questo fatto che sarebbero entrati moltissimi soldi proprio derivanti dall'emergenza Covid, questo è vero, ma la consigliera però dimentica che si tratta di compensazioni, quindi significa che contemporaneamente noi abbiamo accertato e certificato, l'ufficio finanziario ha fatto questo importantissimo lavoro proprio di certificare quelli che sono stati i minori incassi e da qui derivano ovviamente queste compensazioni, altrimenti il governo non ci avrebbe dato proprio un centesimo. Quindi questa è la prima cosa da notare. E comunque anche il fatto che il Comune di Civitavecchia ha saputo utilizzare questi fondi, perché molto spesso in Italia purtroppo non si riesce ad utilizzare i fondi che vengono erogati. Invece in questo caso noi abbiamo dimostrato proprio sempre con i numeri che e con il rendiconto del 2021 che siamo riusciti ad utilizzare tutti questi fondi. Per quanto riguarda invece quello che diceva La critica del PD. appunto, esatto, la critica del PD, in realtà non penso di dovermi difendere da una critica del genere perché comunque non la ritengo neanche una critica, ovviamente è una speranza probabilmente anche nostra che tutto questo non rimanga nel libro dei sogni e la speranza è che appunto i progetti diventino effettivi e sappiamo che i fondi non sono ancora arrivati, noi sappiamo che esiste presso i ministeri una casellina che è quella di Civitavecchia, che prima era vuota e adesso fortunatamente è stata riempita con questi 260 milioni di euro. Ora sta al governo ovviamente ammettere Civitavecchia a questi fondi. L'ho detto la scorsa volta, questi 260 milioni di euro non sono stati postati in bilancio perché nel momento in cui verranno comunque dati i finanziamenti, verrà fatta una variazione specifica in entrata e in spesa e poi da quel momento in poi li potremo utilizzare. Allora lì,
dovremo dimostrare di essere capaci di utilizzare i soldi che ci vengono anche dal governo e dall'Europa.